Qualcuno fa il figo, no? Qualche personaggio famoso della rete fa il figo e ha cercato di fare il figo. Cosa ha fatto? Siccome è famoso, è conosciuto e quindi è circondato da molti amici, ha fatto questo. Praticamente ha chiamato uno dei suoi tanti amici che ha una bella macchina e ha inscenato quella scena che lui fa il passeggero con l'autista sulla bella macchina. Beh, 150 euro noleggiano, 150 euro ti fanno fare un giro di mezz'ora su una Ferrari. Hai capito? 150 euro ti fanno fare un giro di mezz'ora su una Ferrari. E allora cosa faccio? Spendo 150 euro e vado con un amico che mi riprende e dico: cazzo, c'ho la Ferrari. E dopo dico, che ne so, io sono quello che fa le seghe al presidente del consiglio prima che vada a dormire. Non so che cazzo vuoi che sia. Essere famosi è una cosa positivissima, perché ti circondi di amici, o meglio apparenti amici, che dopo ti prestano la casa, ti fanno fare un giro in barca, ti prestano la macchina. Ma la casa, la macchina, la barca non è tua, non è tua. La casa, la macchina e altre cose sono mie. Tutti sti amici che ti prestano la casa per fare i video sono amici, ma le proprietà sono proprietà tra l'alelo e tra l'alà. Non so, cioè, donne, cazzo, venite con me, with me. Lo facciamo qua, sopra questo tavolo, anche sopra questo tavolo. Baci e abbracci dal vostro Cicero Bertoli preferito, l'unico, ineguagliabile, il migliore. Gli altri hanno amici e basta, semplicemente amici.